Piccoli Amaranto Crescono, una esclusiva Arezzo TV realizzata con il contributo di Chimera Gold. Amici del calcio giovanile, buona serata dalle caselle. Torniamo a seguire il campionato Under 15 di Serie C con l'Arezzo di Bernardini che affronta il Rimini. Arezzo che viene dalla sconfitta 1-0 in casa del Limolese, mentre il Rimini viene dal successo 3-0 sul San Marino. Arezzo in terza posizione a quota 19 punti, un punto da Limolese seconda, 8 punti dal Cesena capolista. Rimini che si trova in quintultima posizione a quota 13. Pino, controllo buono a proseguire, libera Consigli che cerca il cambio di campo verso Battistini, perfetto controllo di Battistini, prova ad andare, gran serpentina, era rigore, Battistini, doppio slalom, conclusione di Battistini, la palla non gira come avrebbe voluto, ma bellissima azione di Michelangelo Battistini. Arezzo fin qui 6 vittorie, un solo pareggio in casa con la Carrarese e 3 sconfitte con 17 gol fatte. Attenzione alla palla rispinta corta, Battistini al volo, la grande chance per l'Arezzo con Battistini a un passo dal vantaggio. L'Arezzo, Pino, cross teso, ancora l'intervento di Porcellini, non è finita, azione dell'Arezzo che ha avuto un'altra possibilità. Gerboni in orizzontale, prova Faiti, Faiti recupera dopo aver perso palla, deviazione di Acciai e la palla che va sul fondo, calcio all'angolo. Gabriele, sale per il Rimini Gabriele e poi trova bene Alvisi, attenzione Alvisi, pensa al tiro sinistro di Alvisi, il tuffo lì mentre non c'è bisogno dell'intervento, la palla è larga. Suzzi, Sobi, difende palla, Sobi scarica benissimo su Battistini, subito il destro di Battistini, la parata di Porcellini, la prima occasione di questo secondo tempo sempre per Battistini che aveva avuto anche nel primo tempo l'occasione del vantaggio. Valvisi, palla proprio verso Nastase che tocca, la palla sul palo. Cicconetti per Pasos, cross deviato, c'è Gerboni che stacca, ha fatto scudo quasi Luconi. Occasione anche questa per il Rimini, attenzione al lancio, poteva essere buona la ripartenza. Sobe di prima per Parisi, lo manda in porta Parisi, 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 ancora lui, ottavo gol in campionato per Tommaso Parisi, l'Arezzo la sblocca al 24esimo, ha provato Campedelli, l'ha toccata ma la palla piano piano è finita in rete e ancora lui bravissimo in questi inserimenti, grande assist dobbiamo dire per lui anche. Arriva il gol che porta in vantaggio l'Arezzo con Tommaso Parisi e con questo siamo arrivati a 8 gol, ne aveva fatti, aveva segnato in 5 partite consecutive tra il 5-0 al San Marino e la vittoria del derby di Siena 2-0, poi due gare in cui non aveva segnato. Parte giovane sopra la traversa di pochissimo, l'angolo di Zamagni, palla che passa, c'è una deviazione, quasi autogol e il grandissimo recupero di Limentra che viene adesso giustamente omaggiato e glorificato dai propri compagni, sarebbe stato davvero un beffardo autogol per l'Arezzo. Trova però Pacelli, Pacelli che va a cercare Sobi, Sobi verso l'area di rigore, Sobi, Sobi, Sobi cross e c'è la deviazione sopra la traversa di Campedelli, calcio d'angolo comunque per l'Arezzo, qui poteva forse gestirla meglio l'Arezzo perché poteva nascere qui il gol di 2-0 con Parisi in particolare che era ben appostato dentro l'area di rigore. Alvisi, tutti dentro, 9 dentro del Rimini, l'Arezzo deve stringere i denti, Alvisi, sono tantissimi, la palla che prova sul fondo, l'ultimo è Zamagna, non aver toccato, finisce qua. L'Arezzo torna al successo, batte il Rimini 1-0, gara molto sofferta,
soprattutto da sbloccare, bloccata per gran parte di questa gara. Settima vittoria in campionato per l'Arezzo, che sale a quota 22 con l'ottavo gol in campionato di Tommaso Parisi. Arezzo che sale a quota 22 in classifica insieme a Massimiliano Bernardini. È una partita bloccata, faticosa, alla fine però l'Arezzo l'ha spuntata. No, è stata dura, perché il Rimini ha dimostrato di essere una buona squadra. Non abbiamo fatto una delle nostre migliori partite, però alla fine sono gli episodi che contano. Come domenica siamo stati vittima di un episodio, oggi ci ha girato a favore. Hai visto nel primo tempo diverse volte, no, che hai chiamato la squadra che non faceva i movimenti che volevi? No, eravamo troppo timorosi. E io dico sempre di giocare, poi se si sbaglia non importa, però devono tirar fuori gli attributi questi ragazzi, perché se no, non giocando non si va da nessuna parte. Nel secondo tempo sembrava altrettanto bloccata, poi Parisi ha avuto il solito lampo su un bel assist. Sì, abbiamo, diciamo che il gol è venuto, abbiamo fatto una buona azione corale, in tre passaggi siamo arrivati in porta, quindi è stato Parisi l'autore, però bravi gli altri a dare la palla al momento giusto. Piccoli Amaranto crescono, una esclusiva Arezzo TV realizzata con il contributo di Chimera Gold.